giorni, che per loro probabilmente sono moltissimi per la ragioneria e per la struttura del MEF, e non credo che questo cambierebbe molto per il lavoro parlamentare, che è sì compresso nella persistenza del bicameralismo, come quest'anno necessariamente sarà. È chiaro che insomma, questo è ancora più un problema di organizzazione dei tempi di lavoro parlamentare, però io penso che nel bilanciamento delle due esigenze credo di dover dare maggiore importanza alla prima, e perciò noi voteremo favorevolmente a questo emendamento proposto dal collega Giorgetti. Grazie, scritto a parlare del Marcon, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento. Avevamo in commissione presentato addirittura degli emendamenti che accorciavano, diciamo, maggiormente i tempi di presentazione della legge di bilancio alle Camere. Io penso che se il Parlamento deve avere attenzione e comprensione di tecnici, anche i tecnici devono avere comprensione e attenzione verso il lavoro parlamentare. E come ricordavano anche gli onorevoli Marchi e l'onorevole Cariello, già il lavoro parlamentare, così come è, diciamo, organizzato rispetto alla legge di stabilità oggi e domani alla legge di bilancio, rischia di essere molto compresso e molto difficile da portare avanti visti i tempi che ci diamo. Penso che il 20 ottobre sia, come si può dire, una data sicuramente, come si può dire, realistica, che il Governo può prendere in considerazione. In Commissione abbiamo votato unitariamente in pratica un emendamento che andava in quella direzione, infatti nel testo c'è il termine del 20 ottobre, per cui noi, diciamo, sosteniamo fortemente il mantenimento di questa disposizione e siamo contrari a un allungamento dei tempi che significa mettere il Parlamento nelle condizioni di lavorare peggio e senza, diciamo, l'adeguata serenità per affrontare una materia così complessa com'è la legge di bilancio. Grazie. 1.54, Alberto Giorgetti, parere contrario, relatore, governo e relatore di minoranza, la votazione è aperta. Sandra Savino. Chi? Rocco.